E bentornati alla Massa Caffè. Vorrei innanzitutto ringraziare Barbara Orlando, che è stata la protagonista di un caffè di questa settimana. La vorrei ringraziare perché la sua storia mi ha fatto cominciare bene appunto la settimana e penso l'abbia fatto cominciare bene a tanti lettori e quindi voglio ricominciare proprio dal caffè che le ho dedicato. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Per sempre Barbara. Il 15 gennaio 1986 un adolescente di nome Enrico morì in un incidente automobilistico. Enrico aveva una ragazza di 16 anni, Barbara. Erano il primo amore l'uno dell'altra. La vita di Barbara, detta Balli, si è fermata quel giorno o forse è uscita dal tempo. Così testimonia il lettore molto vicino a uno dei protagonisti che mi ha raccontato la storia. Sa di fatto che ogni 15 gennaio, da 38 anni, la pagina dei necrologi del Corriere della Sera ospita un breve ricordo di Enrico. Le parole cambiano anno dopo anno, ma non l'umore che le anima. Un afflato di gioia protetto da una sottile pellicola di malinconia. La tua voce ritorna viva nel mio ricordo, pieno di amore e di allegria. Ti penso sempre nei tuoi meravigliosi 19 anni. Potrei piangere perché te ne sei andato, ma preferisco sorridere perché sei vissuto. Ecco, questi erano alcuni dei testi degli anni scorsi, degli anni passati, ma anche ieri, 15 gennaio 2024, tra i necrologi del Corriere si poteva trovare quello dedicato da una donna di 54 anni al suo Enrico, che adesso ne avrebbe 57. Morirò nel respiro lieve di un giorno che fuggirà nel tempo infinito con la sua felicità intatta. Il testo cambia ogni volta, ma il finale è lo stesso da 38 anni. Per sempre Barbara. E ringrazio i lettori, ringrazio anche Barbara che non ho il piacere di conoscere, ma mi ha mandato un messaggio sui social dove appunto mi ringraziava. In realtà sono io che ringrazio lei per questo, perché è una storia che appunto non ho commentato nello scriverla, non lo farò neanche adesso, perché ognuno ne trae i commenti e le riflessioni che vuole. E in un momento in cui, ne parleremo fra breve, l'amore è sotto attacco, anzi, chi parla di bene, di bontà, di amore, viene, diciamo così, sottoposto non solo ai processi, ma spesso anche dei dubbi sulla esistenza ancora di questo sentimento. Pensate a tutta la letteratura sull'amore tossico. Ecco, diciamo che ogni tanto qualche storia ci ricorda che questa meravigliosa energia esiste davvero. E non è che se ne va, siamo noi che scappiamo da lei. Questo almeno succede molto spesso. Ne parleremo, ripeto, fra breve in un altro caffè. Adesso invece volevo affrontare un tema che è un po' una mia ossessione, lo riconosco. Non tanto condivisa dai lettori, perché non sono mai i pezzi più amati, non so perché, forse perché in qualche maniera ci sentiamo responsabili, ma il tema del rapporto genitori-figli, questo rapporto appunto in cui i genitori si sostituiscono ai figli addirittura come sindacalisti o come fratelli maggiori nelle loro questioni. E questa settimana lo spunto me l'ha offerto la vicenda del liceo Tasso, Presidi e Padri è il titolo del caffè. Si può non essere d'accordo con il professor Pedullà, preside di uno storico liceo di Roma, che critica il rito triste e ripetitivo delle occupazioni, questa frase è tra virgolette, e accusa un manipolo, sempre tra virgolette, di studenti ideologizzati per essersi imposti alla maggioranza silenziosa e li punisce con un 5 in condotta e 10 giorni di sospensione. Non bastava fargli pagare gli eventuali danni? Ma su un punto il preside del Tasso ha certamente ragione, quando nel commentare la reazione dei genitori, così rumorosa e scomposta da oscurare quella degli studenti, dice: e riapro le virgolette, i figli smettano una buona volta di essere protetti dai padri. Ecco, la mia generazione è cresciuta contestando l'autorità, quindi la scuola, ma non aveva e nemmeno voleva l'appoggio dei padri. Li considerava alleati della controparte, come in effetti erano, perché i padri e le madri si sentivano ancora membri di una comunità più vasta, non capi-clan chiamati a difendere l'onore della famiglia. Proteggevano i figli solo quando li vedevano in preda alla disperazione o vittime di un reato. In tutti gli altri casi li lasciavano liberi di misurarsi con il potere, di vincere e perdere le loro sfide adolescenziali. Intuivano che se un genitore difende il figlio contro il preside, gli trasmette il messaggio che la scuola non vale niente, mentre se un genitore sta dalla parte della scuola, persino quando ritiene che abbia torto, il preside ritroverà la sua autorevolezza e forse non sentirà neanche più il bisogno di diventare autoritario.
tanti comunque i commenti, ognuno naturalmente, come sempre, questa è l'ennesima prova che ogni nostra comunicazione, anche verbale, ha sempre due autori, chi la fa e chi la riceve. Ricordiamocelo sempre, perché l'incomunicabilità è il vero tema del nostro tempo apparentemente così pieno di comunicazione. Cioè, di un testo come questo, ognuno ha trattenuto la parte che evidentemente gli risuonava dentro di più. A me sembrava un pezzo, criticavo il comportamento dei genitori che in qualche maniera fanno i sindacalisti dei figli, anche quando invece dovrebbero lasciarli liberi di combattere, vincere e perdere le loro battaglie per formarsi il loro carattere. E così l'ha capito per esempio Valeria Randone, che dice: viviamo in un momento storico in cui gli adulti si comportano da adolescenti e i ragazzi stentano a crescere senza quell'opposizione necessaria per farsi le ossa e la psiche. Così sempre lo ha capito anche Elena Branca, che dice: ricordo ancora l'unica occupazione a cui partecipai, noi combattevamo per una scuola migliore, la dimostrazione fu che durante l'occupazione andammo avanti con i programmi e al giro di interrogazioni e i compiti eravamo tutti molto più pronti. Poi questo è un mondo immaginario, sinceramente anch'io da ragazzo ho partecipato a queste iniziative, non mi ricordo così, diciamo, mi ricordo cose più ludiche, meno impegnate, però comunque siamo rimasti in tema. Invece il signor Fabio Finazzer, proprio l'aspetto genitori figli, che era il cuore del pezzo, lo ha totalmente bypassato, e invece lui critica perché ho dato dell'autoritario al preside. Cioè, tra l'altro non l'ho dato direttamente, ho detto in generale, no, che c'è questo rischio, anzi ho difeso una scuola, no? Ho detto se il genitore non si schiera dalla parte della scuola c'è il rischio che la scuola perda autorevolezza, e quindi rischia, come spesso succede quando tu perdi autorevolezza, per reazione diventi autoritario. E quindi lui è partito per dire: sono sinceramente terribilmente atterrito dall'aver constatato che anche Massimo Gramellini, che leggo sempre con interesse, confonde l'esercizio del ruolo del dirigente scolastico nell'applicazione del patto scuola-lavoro con la deriva autoritaria. Boh, io non so dove l'ho scritta questa cosa. Dall'aver letto una pletora di commenti ideologizzati, quindi dei lettori, sul Caffè di Gramellini, che costruiscono tesi strampalate sulla deriva dell'istituzione scolastica. È da tempo che ritengo che questo paese ormai perduto, e spero per i miei figli in un futuro altrove. Il Caffè di oggi e tutto il suo schiamazzante codazzo non fa che corroborare la mia opinione. Che peccato. Però è anche vero, signor Finazzer, va benissimo, per carità, però insomma il pezzo parlava d'altro, sinceramente. Non so, lei ha tratto, adesso io non ho letto tutti i commenti, ma il tema del pezzo sono i genitori che si schierano con i figli invece che con il preside, quindi semmai era l'opposto. Infatti Giuseppe Campagnolo, per esempio, la pensa diversamente da lei, dice: quando ero io preside capivo le ragioni delle agitazioni studentesche, dialogavo e riuscivo quasi sempre a trasformarle in autogestione. Oggi la scuola va decisamente oltrepassata, da anni si tenta di riformare la stessa brutta forma che invece va mutata radicalmente. I giovani lo sanno e si ribellano, almeno quelli seri e responsabili, perché a loro viene proposto il peggio o il nulla. Quindi invece Giuseppe sta dalla parte opposta, ma anche lui da preside è rimasto colpito dalle tre righe che riguardavano il preside, mentre il pezzo, insisto, era sui genitori. E questa è la difficoltà, lo dico perché penso sia un tema che interessa a tutti. Quando parliamo, no? Noi abbiamo in testa una cosa, ma chi ci ascolta ha altre priorità, per cui magari una persona al telefono chiama qualcuno per dirgli una cosa per 9 minuti, poi fa un inciso di 3 secondi, ma quella persona si ricorderà quell'inciso, quei 9 minuti non lo interessano, mentre tu rimani fermo ai 9 minuti in cui gli hai detto la cosa a cui tenevi davvero. È davvero la difficoltà di comunicare tra esseri umani, perché ogni forma di comunicazione ha sempre due autori, chi la trasmette e chi la riceve, e che la rielabora secondo le sue sensibilità e priorità. E veniamo al terzo e ultimo caffè che vi voglio proporre, che si intitola Lacrime di Impagnatiello. Il coccodrillo non piange perché ha divorato la preda, ma perché fa fatica a digerirla. Si comprende che anche Alessandro Impagnatiello faccia fatica a digerire il suo delitto, però le uniche lacrime veramente sincere restano quelle che si versano da soli, al buio, in una stanza priva di specchi. Per questo risulta così scontato, anche un po' irritante, il rito del reo confesso che arriva nell'aula di tribunale che dovrà condannarlo e per prima cosa chiede scuse, si commuove, ma parlando di sé, del fatto che anche lui, dopo ciò che ha commesso, ha finito di vivere. Così Impagnatiello non onora la vittima, ma fa la vittima, cercando di muovere a compassione l'opinione pubblica e di trasferirsi idealmente dal banco degli imputati da giudicare a quello delle parti civili da consolare. Ma lì sta seduta invece Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, cioè della vera vittima, che dinanzi a uno spettacolo
Così imbarazzante, si alza di scatto e lascia l'aula spiegando che puoi chiedere scusa se urti lo specchietto dell'auto per errore, non se uccidi la tua compagna e il figlio che portava in grembo. E tra l'altro, aggiungo io, non lo fai nemmeno in un raptus di follia, ma avvelenandoli giorno dopo giorno con un topicida, cioè il massimo della premeditazione. Impagnatiello deve aver equivocato il messaggio delle piazze che all'indomani dell'assassinio di un'altra Giulia, Cecchettin, invitavano le potenziali vittime di violenza a fare rumore. Ecco, le vittime, appunto. Ai carnefici si addice il silenzio. Mi accorgo anche rileggendolo adesso con voi che ho usato dei toni molto duri per raccontare questa storia. Io di solito non scrivo con questi toni così cattivi, no? Però in questo caso davvero non sono riuscito a dosarmi, a mantenermi forse più freddo, più razionale, come invece siete riusciti voi lettori nei commenti, perché quasi tutti i lettori scrivono è una strategia processuale, cioè lui ha fatto in qualche maniera finta, ha recitato per averne un vantaggio. O io questo non lo so, perché effettivamente io se fossi un giudice non credo che un atteggiamento del genere mi predisporrebbe meglio nei confronti dell'imputato, ma al contrario me lo renderebbe ancora meno simpatico, diciamo così. Però detto questo, insomma, riconosco che poi c'è un elemento che mi piaceva condividere con voi in questa vicenda che ci riguarda tutti, cioè il narcisismo, che è davvero il male del tempo e che colpisce anche una persona che ha fatto quello che ha fatto quest'uomo. Cioè lui ha ucciso la sua compagna, dicevamo, e il figlio che le aveva in grembo con un topicida, quindi in modo premeditato, arriva alla prima udienza e la prima cosa che deve farci sapere è che lui è molto addolorato e che sta male. Lui sta male, capito? Cioè non le persone che ha ucciso che non ci sono più e i loro parenti, no, sta male lui, lui è il problema. E questo ciao come sto, no? Che è un po' il male del nostro tempo. E con questa riflessione vi saluto e vi mando un grandissimo abbraccio, ci sentiamo il prossimo sabato con il prossimo Ammazza Caffè. Questo era l'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone.